Siamo con i ragazzi del collettivo Brace all'Altro Spazio in occasione della mostra collegata a Billboard Bull 2017 relativa alla loro ultima pubblicazione. Ciao ragazzi, per cui inizierei col chiedervi come nasce il vostro collettivo e da chi è formato. Ah, il collettivo Brace è formato da me, sono Ettore, poi Francesco, Nicola e ci sono altre due ragazze che sono una Kalina, che è bulgara, è venuta a studiare in Italia in accademia ormai 4 anni fa, adesso in realtà è ad Amburgo, e poi Silvia, anche lei che studia in accademia sempre con noi. Il collettivo nasce praticamente durante l'estate del 2015 e siamo usciti con la prima pubblicazione in occasione del Treviso Comic Book Festival, sempre del 2015 a settembre. Noi già ci conoscevamo da praticamente più di 2 anni e la storia curiosa è che eravamo tutti coinquilini in quel momento e studiando tutti la stessa cosa, avendo iniziato tutti l'accademia al corso di fumetto e illustrazione nello stesso anno, ci siamo ritrovati, eravamo tutti affini, è venuto molto naturale lavorare tutti insieme su un progetto unico. Brace è un collettivo che ha come punto di forza l'autoproduzione. Ce ne volete parlare? Come ci si autoproduce? Avete dei consigli per chi vuole iniziare? Allora, per noi autoprodurci è stato fondamentale, principalmente perché per degli esordienti, per dei giovani fumettisti, oggi ci sono pochi spazi al di fuori, come dire, in un mondo di editoria costituito. Oggi si pensa subito al libro e non ci sono più riviste in cui uno possa, come dire, cominciare a fare delle cose anche brevi e di conseguenza l'autoproduzione diventa importante, perché invece lì sì, possiamo fare storie brevi e, in gruppo, quindi con un confronto. Anche la dimensione del confronto è importante, perché in realtà con la grande quantità di libri che viene prodotta anche un editore classico non dà proprio sempre l'aiuto di cui ci sarebbe bisogno. Di fatto poi abbiamo libertà di scegliere cosa fare in ogni pezzetto del processo di creazione, sia a partire dalla scrittura, il disegno, ma anche la stampa, impaginazione, grafica, cioè tutto praticamente, che è la parte difficile ma è anche la parte bella praticamente, perché poi hai il controllo sul prodotto finale. Quindi consigli, sì, da fare, nel senso farlo. Mettersi in gioco, esatto. La mostra riguarda la vostra ultima pubblicazione, e ce ne volete parlare? Quali tavole avete deciso di esporre? Qual è stata la scelta? La mostra è nata soprattutto con l'occasione che ci è stata data con il Billboard Bull Festival qui a Bologna, ed è incentrata sulla nostra ultima uscita, che sarebbe Brace 3. E abbiamo scelto quindi di dare spazio in maniera molto equa ad ognuno dei partecipanti, che siamo appunto noi 5 del gruppo Brace, più altre 2 autrici che abbiamo convocato per l'occasione, che sono Roberta Scomparsa e Federica Bellomi. E quindi abbiamo cercato di dare spazio a tutti, mostrando sia delle tavole finite che poi possono essere ovviamente lette all'interno del volume, ma anche ad alcune parti del processo creativo. Quindi abbiamo delle matite, degli sketch, qualcosa appunto che mostri anche cosa sta dietro a una storia fumetto.